ragazzi. Okay. Ragazze, è così eccitante vedere cosa ci riserva questo round? Penso che vi piacerà. Ho atterrato un mucchio di scarafaggi vive. Guardate come sono carini. Che schifo! Mi dispiace, ma dovrete comunque disegnare. E lo farete con delle piccole penne. Con esse sarà molto divertente disegnare. Il tempo è partito. Sì, non voglio avere gli scarafaggi, però voglio far vedere come disegno. Penso che riuscirò a fare un disegno bellissimo. Wow! Sì, lo spero. Perché se no non so da chi copiare. No, le mie magie si è rotto. E con cosa disegnerò? Ho un temperino. Spero che mi aiuti. Che bello! Ora posso disegnare. Cosa succede al temperino? Oh no! Guarda! Ma ho temperato bene la matita. Ora non resta che soffiare via tutte le segature e disegnare. Fatto! Ma cosa stai facendo? Guarda! Non preoccuparti, smetterò. Grazie mille. Molto gentile da parte tua. Naturalmente, vabbè, non mi arrabbio. Ma che diavolo? Ma la carta, Julie! Ma smettila! Cosa? Ma guarda cosa stai facendo! Julie, ma non ti rendi conto che mi dai fastidio? Non posso distrarmi sempre! Va bene, tolgo la sfasatura! Che bel disegno! Devo prenderlo! Ma dov'è il mio disegno? Ma la sfida sta per concludersi! Oh, hai ragione, la sfida è finita! È ora di mostrare i vostri disegni! Vito, potevi fare meglio, Mina, ma il tuo lavoro dov'è? Non va. Guarda, non vincerai. Julie. Non male. Mi piace il tuo disegno. Perché è mio? Basta, ragazzi, smettetela. Cosa è successo? Anche se non voglio sentire i vostri problemi. Ne ho già abbastanza dei miei. Mila, tu prendi gli scarafaggi. Avresti dovuto provarci. Non ho mai visto così tanti scarafaggi. E là cosa c'è? Qualcosa di bello. Un anello con un vero diamante. Che fortuna. Sì, è una vera bellezza. Ragazze, questa volta vi aspetto un premio ancora più insolito. Vi piacciono i frutti di mare? Perché uno di voi si aggiudicherà questo polpo viscido marino. Ma stai prendendo in giro? Voi disegnerete con questi colori sul vetro. Spero che potete farcela. Il tempo è partito. Da bambina dipingevo sempre con questi colori. Devo vincere. Cavolo! Ma è una macchia! Bisogna pulirlo. Sì, come si fa a rovinare il lavoro? Guarda cosa disegno io. Forse il nostro premio è un polpo davvero spaventoso, però posso girarlo in un modo carino. Non male. All right. Sì, sono d'accordo con Mila. Inoltre, se lo disegno meglio, non lo vinco. Ho finito la vernice blu. Spero che a Mila non dispiace se ne prendo un po'. Non capisco. Ma non devi chiedere il permesso? Vediamo come ti piacerà quando questa bottiglia di vernice sarà per sempre tua. Che scherzo. Oh no. Cos'è? Ma come faccio a toglierla? Vabbè, deve finire. Vita, cosa hai disegnato? Qualcosa di inquietante. Che incubo. Ma sei maleducata? Dovrò darti una lezione. Con un vetro rotto non direi una cosa del genere. No! E cosa devo fare? Non voglio avere un polpo. Anche se... forse la colla mi può usare.
Ragazze, il tempo è scaduto. Mostrate i disegni. Julie, bravissima. Bellissimo il tuo disegno. Vita, ma cos'è questa schifezza? Purtroppo non va bene. Mila, mi aspettavo di più. Ma come hai fatto a rompere la tela? Sono arrabbiato. Credo sia giusto che questo polpo vada a vita. Mila, il polpo è vostro. Sì, mangiatelo. E io guarderò e riderò. Non dovete negarlo. Proviamo a mangiarlo. È disgustoso. Non pensavo che fosse così cattivo. Ho paura di provarlo. Sì, è davvero disgustoso. Julie, perché stai ridendo? Non ti permetterò di ridere. Vita, suggerisco di mostrarti chi riderà per l'ultimo. Sono d'accordo. Julie, prendi. Cosa avete fatto? È disgustoso. Ora ho i tentacoli alla posta dei capelli. Non riesco a toglierlo. Oh, che crudeli che siete. Come sarà il terzo round? Questa volta avrete un bel premio. Guardate che bel cagnolino. E voi dovrete disegnare una cosa insolita. Ecco, vi dovete truccare e assomigliare a questo cagnolino. Okay. Avete un minuto, il tempo è partito. Ok, non basta perdere. Voglio davvero diventare l'amico di questo cagnolino. Bingo! Anch'io voglio. Awesome. Quindi devo sbrigarmi. Okay. Sì, tutti vorremmo un amico del genere. Io dipingevo i trucchi per i cani. Non pensavo di poter usare questa abilità. Non male. Ok, bisogna sistemare le cose. Ma cosa stai facendo? Ma è rovinato tutto. Scusa, non è colpa mia. Sai cosa? Prendi. Saprei come impedirmi di disegnare. Così? Allora prendi. Ok, non avrei più nulla. Ma perché sei così antipatica? Che ridicolo che siete. Non assomigliate a dei cani, ma a dei fantasmi. Non toccarmi. Il tempo è scaduto. È ora di decidere chi diventerà il proprietario di questo cagnolino. Vita terribile. Piccolo, non guardare. Mila, non sei meglio. Il tuo trucco non è così spaventoso, però comunque no, non sei un cagnolino. Julie, brava. Ecco, tu avrai un nuovo amico. E fai! Oh, che bello che è! È carino. Ma perché mi guardate così? Dovevo combattere con la concorrenza. Cos'è questo odore? Oh no! Questo carino ha fatto una cosa disgustosa. Noi abbiamo il cagnolino e tu hai i resti. E vai. Ragazze, c'è un bellissimo premio. Guardate. Che collana. E l'avrà una di voi. E dovrete dipingere con queste bottiglie che contengono dei coloranti con la colla. Vai. Ok. Sì, io sarò la padrona di questa collana. Le altre ragazze non sono all'altezza. Ma come si fa a spremere questa stupida colla? Oh no! Oh, sono rovinata! Ma come faccio a rimuovere? Ma forse posso ridipingere? No, non ha funzionato! Nuri, dai, non fa ridere! Ti faccio vedere io! Dai, non toccarmi! Sto disegnando! Non so come disegnare la collana! Ma nessuno deve averlo. Mira, senza offesa. Ecco, adesso inizierai il potere della colla. Ecco, tutto sta andando a perfezione. Devo aggiungere qualche goccia di colla rossa. Fantastico. Cos'è questo? Perché la bottiglia si è incollata alla mano? Julie, sei tu? Io? E Vita? Ah, così? Quindi adesso anche lei vedrà com'è questa colla. Ma non sulla mano, ma sul viso. Prendi. Sta bene così. Aiuto, toglietemi questo orrore. No, mi manca la mano della faccia. Ho bisogno di rimettere le sopracciglia. Mira, non avresti dovuto metterci contro di me. Ti faccio vedere io.
Basta, il tempo è scaduto. Mostratemi i disegni. Vita, sei di nuovo fuori. Questo lavoro è terribile. Non offenderti. Julie, non sei meglio. Ragazze, cosa vi è successo? Ma sapete disegnare? Mila, è un bene che tu mi rendi sempre felice. Credo che non ci sia dubbi che Mila vince. Congratulazioni. Che bellezza. Ora sarò la ragazza più bella del paese. Julie, vuoi? Te lo posso prestare? Certo che vuoi, ma non te lo darò. Imbrogliona. Allora nessuno lo prenderà. Cosa hai fatto? Io mi sentivo già una principessa. Era così bella. Avrete dovuto vedere la vostra faccia. Oh, quale sarà il premio? Siete pronti? Avete un minuto per disegnare le banknote. E allora le avrete. Il tempo va. Di già, vabbè, comincio. Io ho un'idea. È meglio disegnarla così. Meno male che ho un dollaro. Allora, che devo mettere come faccia? Certo, me stesso. Che bello che sono. Forse c'è un'altra opzione con posso ottenere i soldi. Per esempio rubarli. No. No, ritorna. Vabbè, non li volevo tanto. Avete qualche secondo? Ecco, fate vedere. Com'è il mio? Vabbè, non va bene, fa schifo. Non sapete cos'è arte? E il mio? Vabbè, fa schifo. E il mio? Finalmente un bel disegno. Ecco, i soldi sono tuoi. Così tanti soldi. Vabbè, basterà per condividere con tutti. Finalmente sono ricca. Ho tantissimi soldi per tutto. Allora, siete pronti per il secondo round? Questa volta otterrete un cocomero, ma anche il succo di cocomero. Yes! Wow! Che bello! Ecco, allora, cominciate. Allora? Yes! Io ho un'idea su come disegnare un cerchio perfetto. Allora, yes. Il cocomero, sì. E questa è la cosa più difficile. Vabbè, io disegno meglio di tutti. So che riuscirò a fare meglio di tutti. Chi è che vincerà? Avete disegnato già così tanto? Il tempo è finito. Allora io cambierò il disegno. Com'è il mio? Non mi piace tanto. Cosa? Questo fa schifo. E il mio? Questo è bello. Sì, hai vinto. Che bello. Sapevo che avrei vinto. Ecco il succo di cocomero. Grazie. Ho tanta sete. Ci hai ingannato. Allora inganneremo te. Allora, provo questo succo. Vado a fuoco. Il succo, ma non era così. Perché è piccante? Allora, non farei così la prossima volta. Io ne ho sorpresa. Qualcuno prenderà questo peperoncino. È molto buono. Il tempo è partito. Non devo averlo. Peperoncino. Se disegnerò male, non lo vincerò. E se la mia matita si romperà? Vabbè, non prenderò il premio. Scusate, si è rotto. E io mi impegnerò. Ma cosa stai disegnando? Ma questo non importa. Allora, il vostro tempo è quasi finito. Disegnerò un Kit Kat. Non ho niente a che fare con il peperoncino. E quindi perderò. Vabbè, non è male. Il mio piano sta funzionando. Il vostro tempo è finito. Di già? Siamo pronti? Vabbè, ti potevi impegnare. È così? E tu cos'hai?
Mi piacciono i fiori. Ma qui c'è la peperoncina. Vabbè, mi piace. Scusate. Non è una peperoncina. È un Kit Kat. E Giulia ha... ho vinto un Kit Kat. Ma perché non ci ho pensato? Allora prendi il tuo Kit Kat. Bello. Sarà buono. Siete pronti? Vi piacerà. Allora, un attimo. Un hamburger! Che buono! Lo voglio. Allora, il tempo è cominciato. Allora, un hamburger? Riuscirò a disegnarlo? No! No, fa schifo! Allora, proviamo un'altra volta. Ma cos'è questa? Ma perché mi viene così male? Ma... lui disegna meglio. Io devo vincere. Ho tanta fame. Devo vincere. Allora, disegnare. Vabbè, stai ferma. E allora, il mio hamburger è ottimo. Ma cosa devo fare io? Ho così tanta fame. Ho un'idea. Allora, se do un morso, nessuno ci fa caso. È così buono questo hamburger. Il vostro tempo è finito. Siamo pronti. Allora, il vostro segno non va bene, Ethan. E il mio? Bello. Guardate il mio. Hamburger, manca un pezzo ad hamburger. È vero. Ma tu hai vinto. E tu prendi questo hamburger. Bene, io ho vinto! Che buono! Non è giusto! Siete pronti per un nuovo premio? Un cactus! Che bello che è! Il tempo è cominciato! Un cactus? Sì, non va male! Non lo posso mettere nella mia stanza, è così bello! Io mi immagino con un cactus. Non mi piace. Vabbè, faccio così come so fare. Okay. Io un'idea. Allora faccio un pesciolino. Un pesciolino? Strano, vabbè, sto a fare i tuoi. Allora, il tempo è quasi finito. Finite. Fate vedere cosa avete fatto. Vabbè, allora, guardate. Questo fa schifo. Come? Vabbè, non volevo il cactus. Io ho disegnato un pesciolino. Un pesciolino? Fai vedere. Sei disegnato un pesciolino? Allora, mangerà un pesce. Cosa? Non voglio. Che schifo. È colpa tua, eh. Questa è una cosa bella. Grazie. Sì, ma... prendi il cactus. No, perché? Oh, che male. Ehi, su. Vabbè. Allora, questa volta avete delle ciambelle. Allora, cominciate. Come on! Yes! Ciambelle, le adoro. Allora, disegneremo bene questa volta. Ma le migliori ciambelle le avrò io. Ma cosa stai facendo? Ma sì, ma questo non è un disegno. Io? Cosa? Ma io sono il disegno. Che bello. Allora, mettiamo ancora un po' di questo. Guardate che belle ciambelle che ho. Fate vedere i vostri disegni, il vostro tempo è finito. Com'è il mio? Va, fa schifo, non hai talento. Peccato, è il mio. Ma cos'è questo? Sono rimasto lì io. Il vostro disegno è bellissimo. Prenda le ciambelle, sono sue. Allora, devo condividere con le amiche. Cosa c'è adesso? Allora, guarda. Vi aspetta... un iPhone!
che bello. Sì, per il disegno qualcuno prenderà l'iPhone. Allora, dov'è il timer? No, no, questo? Ecco, il vostro tempo è cominciato. Sì, ho bisogno del telefonino. Il mio è quasi rotto. E quindi, sì, io vorrei un iPhone nuovo. Ce la farò. Il telefonino sarà mio. Disegnate, disegnate. Così, così, sarà mio, sarà mio. So che foto farò con il mio telefonino. Sì, anch'io non disegno male. No, ma io disegno meglio. Vabbè, non va bene. Devo cominciare con un nuovo foglio. Vabbè, ce l'ho fatta. No, non viene fuori niente. Ma cosa hai fatto? Guarda, mi hai quasi rovinato il disegno. Vabbè, non è male. What? Cosa? Non ce la faccio. Il vostro tempo è scaduto. Oh no. Spero che mio iPhone mi salverà. E spero che nessuno vedrà questo inganno. Io lo vedrò. Fate vedere i vostri disegni. Ok, guardate. Questo non è quello che volevo. Vabbè, il mio sembra bello. È il mio? Sì, ma perché è così storta la mela? Ed ecco il mio. Questo è perfetto, mi piace. No, non è vero, non è vero. Guardate. Lei prende. E non prende nulla. Nessuno ti va a merda questo iPhone. È mio. Siete pronti per il prossimo round? Questa volta il premio sarà ancora più bello. Guardate queste cagnoline. Ed è pieno. È andato in bagno parecchio. E il vostro premio sarà questa simpatica cacchina. Chiunque la disegnerà meglio la vince. Vi auguro buona fortuna. Il tempo è già partito. Non voglio della pupù. Devo rovinare il mio disegno in un qualche modo. Devo fare il peggior disegno di tutta la mia vita. Esatto, non c'è niente di peggio che disegnare con il piede. Per l'odore sicuramente mi scusa. Cos'è? È esplosa una centrale nucleare? Ma dove arriva questo effettore? È solo il mio piedino. Tutti disegneranno qualcosa di bello. Mentre io faccio questo pasticcio qui, nessuno se ne accorgerà. E ne vincerò quella pupù. Maledizione, ho perso il mio pennarello marrone. Devo subito trovare un piazzo. Mi sembra di perdere tutto. Devo far più attenzione. Mi chiedo cosa hanno disegnato gli altri. Tempo è finito. Vediamo i risultati. No! Fatto. Sono pronta a far vedere il mio disegno. Chelsea, mi aspettavo di più da te. Samantha, sei una brava ragazza. Hai un bellissimo disegno. Mary, perché stai dormendo? Sto dormendo. Ecco il disegno. Oh, questa è la vera cacca. Quindi sei tu che vinci il premio. Congratulazioni, Mary. Pupù, maledizione. La devi mangiare. Sì, ma se fosse fortunata questa cacca diventasse cioccolata. Awesome. Sta mangiando veramente. Siete voi, pupù. E questa è una specie di crema al cioccolato ed è molto buona. Volete provare? È molto buona. Ragazze, siete pronte per il prossimo scontro? Questa volta lotterete per questo cazzino. Che piccolo! È molto coccoloso. Se lo disegnate bene, è vostro. Questa volta dovete disegnare con dei pastelli sulla vostra faccia. Vi auguro buona fortuna. Perché il disegnare sulla carta assomiglio io molto di più a un gattino? Devo solo aggiungere un paio di dettagli e sarà finito.
Anch'io somiglio a un gatto. Miau. E mi trucco meglio di tutti. Posso offrire quanto vuoi. Sono l'unica che ha diritto allo specchio. Senza di questo non bisognerà niente di normale. Ma lo specchio non è contro le regole. Oh, la vittoria in tasca. Chelsea non sa disegnare. E Mary... Wow, usare uno specchio? È contro le regole. Vergognati. Guarda, Chelsea, la vedi quanto è impudente? Sì, non è giusto. Diamole una lezione. Togliamole il trucco. Mary, sei pronta per una doccia? Prendi! No! Mi ha fatto questo! Potevo vincere il gattino! Precisamente il gatto. Samantha sarà più tirato benissimo e non vincerà il gattino. Devo sabotarlo. Samantha, hai il trucco che spava? Dove? Così è giusto. Lascia che ti aiuti. Ora tutto è perfetto. Grazie mille. Ragazze, fate vedere le vostre facce. Mary, non ci hai nemmeno provato. Non sembri un gatto. Samantha, hai mai visto un gatto prima d'ora? Cosa c'entrano i pirati? Pirati? Che pirati? Oh, Chelsea, ti ho dato una lezione. Ora il conduttore apprezzerà il mio trucco. Sì, dobbiamo fare di nuovo la vittoria a Chelsea, perché i vostri lavori sono oltre il pessimo. Urrà! Ora questo pupo è mio. Credo che la mia allergia è tornata. Non è un problema. Ora il gattino sarà in mani molto più affidabile. Le mie e quelle di Mary. No, è mio. Ma ti sei vista? Curati prima e poi ti daremo il gattino. Dato che l'ultimo premio era così bello, forse questo non vi piacerà. Combatterete per il pesce. Questa volta dovrete disegnare usando delle salse. Sarà difficile, ma ce la potete fare. Via. Sì, certo, sarebbe divertente disegnare con le salse. Divertente, ma anche delizioso. Cosa stai facendo? Senti la tua spazzatura. Scusami, non volevo. Ok, non sono offesa. Ma deve essere divertente disegnare con le salse. Sono così brillanti. È molto fico. Viene fuori che il ketchup non è male per disegnare. Credo che anche la salsa al formaggio sia brillante. Quindi la posso usare per fare dei bei disegni. Velocemente, ma non importa, hanno tutto un aspetto luminoso e bellissimo, quindi ogni salsa andrà bene. Non pensavo che usare quelle salse fosse così emozionante. Maledizione, tutti hanno disegni così belli. Devo impegnarmi di più. Anch'io voglio fare un bel disegno. Le salse hanno un buon profumo. Realmente hanno un buon sapore. Che delizia. Perché disegnare le salse da solo sono così fiche? Davvero? Ora penso che mangiare le salse da sole sia strano. Non lo è. È bello e delizioso. Non importa. Ma disegnare è anche bello. Stupide piccole scatole. Maledizione, hanno rovinato il mio disegno. Che posso fare adesso? Stupide immondizie. Mi sembra che mangiare tutte le salse. Non ho più nulla per disegnare. Ah, ok. Posso rubare il disegno a Samantha. Tempo scaduto. Vediamo i vostri disegni. Fammi vedere. E intanto prendo il disegno buono per me. Mary, oggi è la tua giornata. Disegno così e così.
quelle di Chelsea è molto meglio. Samantha, cosa hai combinato? Pensi che stare lì e non fare niente ti salverà da vincere il pesce? Ups. Non sarà così. Eccoci, un bel premio di consolazione. È tutta colpa di Chelsea. Non voglio mangiare il pesce crudo. Idea, posso cucinarlo. È un'ottima idea. Non è per niente che mi sono portata questo. Oh, Chelsea, mi dispiace. Credo che lui ci sia andando a cena su te. Sì, ci sta bene. Coraggio, con l'aiuto del bruciatore posso trasformare un brutto pesce in qualcosa di delizioso. E molto facilmente anche. Fatto. Auguratemi buon appetito. Buonissimo. Ah, meno male che ho un piccolo uovo. Oh, perché io ho un uovo così grande? Che incubo! No, no! Sembra che Vita sia davvero sfortunata. Dai, smettila di ridere! Forza, Casey! Mangia il tuo uovo! Non esiste! Alex, comincia! Bene, bene! Lo scuoto per bene, prova a dare un morso! No, qualcosa non funziona! Sì, non funziona, ragazze! Cosa? Ho qualcosa per te! Prendi! Oh, grazie, Casey. Quindi eccoci qua. Proviamo ancora. Vediamo. No, che schifo, disgustoso. È un tuorlo enorme. Mi sento male. Che faccia che hai, Alex? Mangia il tuo uovo, Casey. Faccia, guarda cosa ho trovato. Cos'è? Ah, bene, bene. Prima dobbiamo preparare tutto. E ora rompiamo l'uovo così e friggiamolo. Ancora un po'. Guardate. E adesso? Eccolo, fatto! L'uovo sta passando perfetto, sono pronto. Wow! E ora di provare. Vediamo. È così buono! Mi piace. Tocca a te, Vita! Oh no, no! Cosa c'è lì dentro? Ok, dai, su, proviamo! Ah, ma cosa stai facendo? Dai, su! Fatto! Wow! Ma cosa c'è qui? Aspettate, ragazzi! Attenzione! E ancora un po'! Cosa stai facendo? Ancora, ancora! C'è un sacco di cose buone qui dentro, che bello! Vita, condividi con noi per favore. Per favore. Dai su. Va bene, ecco. Sei così carina. Che bello, così carina. Che cereali fantastici che ho. È incredibilmente fantastico, così grande! Sembra che tu sia sfortunata. Ma perché ridete? Che bel suono! Vediamo. Solo uno? Ho più latte! Vabbè, dai, su! Una goccia? Tutto qui? No, che schifo! Povera Vita! Dai, ragazzi, mangiate! Va bene, mangio! Oh, che bello! Mangiamo! Che buono! Mi piace troppo! E ora di bere il latte, sì! Sembra molto appetitoso! E ora tutto quanto assieme! Evviva! E vai! Mi piace, è veramente buono! Sembra più così appetitoso. Fantastico. Mi piace. Dai, su. Basta, ho finito. Casey,
Ora tocca a te. E come faccio a bere così tanto latte? Ho un'idea. Devo versare tutti i cereali qui. Ecco. Così. Sì. Bene. Oh, quanto cereale che ha, Casey. Piove nei fiocchi. Che bello, la pioggia dei fiocchi. Prendi cereale. E ora aggiungiamo un po' di latte. Sì. È semplicemente fantastico. Evviva. È un buon momento per mangiare. È incredibilmente delizioso. Mi chiedo quanto ci metterà a mangiare tutto. Che buono, ancora e ancora. Dai, su, ma quanto ci mette? Guarda come sono buffe le mie code. Finalmente ho mangiato tutto. Cosa è successo? Credo che qualcuno abbia mangiato troppo. Non mi sento bene. Cos'è questo? Che torta! Vita, guarda cosa c'è essi. Wow, che torta fantastica che ho! E non è così piccola come la torta di Alex. Sì, ho una torta molto piccola. Vabbè, ridete pure. Credo che inizierà a mangiare. E ho anche una forchetta e un coltello. Sì. Proviamo adesso. Dai ragazzi, dai, su. Adesso. Che buono. Come mangia bene lui. Vieni qui, mia torta. Che buona che sei. È davvero bello. Ho finito. Vita, è il tuo turno. Dai, non dovrai implorarmi a lungo. E andiamo. È delizioso, è delizioso. È così buono, mi piace. Ma come mangi? Voglio mangiare tutto, sì. Che buono. È ricoperto della vernice blu. Che sciocco che è. Mangia ancora un po'. Ma di cosa ti ridende? Mangi la tua torta, Casey. Sono d'accordo. Non posso guardare questo. Che buona. Casey, attenta. Cosa? Perché? No! È stata inchiodata la sua torta. Andate via. Ma è comunque buona. Sì, provo anch'io un po'. Adoro i Kinder. Ci aspettano delle sorprese. Grande sorprese. Enorme. Vediamo cosa io. Cosa? No, che schifo. Un uovo crudo. Io volevo un giocattolo. Io ho paura di provare. Vabbè, sempre il cioccolato. Oh, che bello, ce ne sono altri. Sono delle uova crude. Che schifo. Vabbè, io non voglio mangiare le uova crude. Vabbè, posso fare un pulcino. Ma cosa stai facendo? Vabbè, lo saprete. Guardate, sta muovendo sto uovo. Guardate, ce ne sono i pulcini. Così piccoli, così belli. È così carina. Sono belli. Allora, vediamo cosa abbiamo. Allora, guarda. No. Non ci tiche, guardate. Va bene. Che schifo. Anche tu. Lo sappiamo cos'è. Io ne ho ancora di più. Ma forse è cioccolato. No, vabbè. Giulia, no. Ma questa è cioccolata. No, è una Nutella. Io l'adoro.
Allora prova anche la mia. Va bene, io non ho paura. Sì, è tutta la Nutella. È anche una Nutella molto buona. Prova. Però è buona. Ne ho tanta. Dai a Emma. Che schifo. È male. Dammi un po'. Il pesce, che schifo. Emma, comincia tu. Dai, Emma, comincia. Vabbè, io ho un pesciolino piccolo. Ah, che schifo. Oh, vabbè, continua tu. Ok. Non riuscirò. Puzza. Vabbè, le lascio andare. Non voglio uccidere questo pesciolino. Giulia, tocca a te. Io ho un'idea. Qui ci sarà una cosa buona. Il profumino. Abbiamo fame. Adesso la do a tutti. Ecco, provate. Non avrete mai assaggiato niente di meglio. Vediamo cosa abbiamo. Oh no! Oh no! È così piccola! Io ne ho una enorme. E io ho quella piccola. Vabbè, non sono tu, guarda Emma. Vabbè, posso ingoiarla. Cosa state facendo? È buona. Vabbè, è bella. Sì, è buona. Però è piccola. Però ho qualcosa fra i denti. Oh no! Giulia, possiamo dividerla? No. Chi è Emma? È così buona. Emma, dammi un pezzo, per favore. No! E va bene. Sapete come sarà più buona? Se metti un po' di salsa. Prendi! Proviamo. È buona. Giulia, prendi. Brucerò! Sto per cadere. Vabbè, stai ferma. Vabbè. Allora, comincio io. No! Dammi acqua! Ecco, prendi... No, no, prendi il mio! No, il mio! Vabbè, grazie. Giulia, mangia. No. Mangi. Vabbè, vabbè. Sono come un drago. Vabbè, adesso comincia Emma. Dobbiamo nasconderci. Sono forte? Sono forte? Ma qui ci sono delle caramelle rosse, le mie preferite. Che bello. Ehi, ragazzi. Vabbè, no, state lì. 1, 2, 3. Tutto? Dei cocomori così piccoli. Io ho un cocomero gigantesco. Adesso lo pulisco. Fa paura. Vabbè, stai tagliando male. Guardate che bel cocomero che ho. Oh no. Ma sapete che posso controllare così cosa dentro? Allora. Oh no, fatemi uscire, non vedo nulla. Aspetta un attimo. Cosa dobbiamo fare? Io lo so. Se non possiamo togliere qualcosa, possiamo giocare un po'. Ah, che bello! Non vedo nulla! Aiutatemi! Che bello! Questi sono i broccoli, li adoro! Questo? A me piace! Ti piace questo? Okay. Ma sei pazzo! Vabbè, comincio io! Vabbè, fa schifo! No, non è buono! Adesso devo mangiare io! Mi fa schifo!
Ecco, qui. Sto meglio. Wow. Che bello. Vabbè, vado io. Devo mangiarmi il cappello. Dai, i broccoli fanno bene. Adesso sono ancora più forte. Allora? Biscotto così piccolo. Però io ho una pistola magica. Adesso un'altra cosa. Dammela per favore, mi serve. Ah, che bello, è più grande. Ah, il biscotto cresce. Guardate che bello. Che buono. Adesso io. Vediamo quanto grande può diventare. Scopriamolo. Guardate quanto cresce. Dov'è? Che male. Vabbè, non devi far così. Suggerisco di scoprire subito cosa c'è dentro. Sono d'accordo. È tutto, solo un biscotto per te tre. Sì, è troppo piccolo. Cosa dobbiamo fare? Ok. Oh, lo so. Prendiamo le carte. Io il biscotto non lo devo nemmeno assaggiare. Che sfortuna. Se non agisco velocemente. No, no. Non toccarlo sul biscotto. Ora prendo la carta. Evviva, lo devo mordere. Allora io lo dovrò leccare. Lo volevo mangiare. Solo io sono fortunata. Buona idea. Samantha, posso andare per prima? Certo. Tanto non lo puoi mangiare. Forse lo posso mangiare, ma leccare le parti buone sì. Cosa? Non è lasciato per me. Non ti preoccupare, ci ho lasciato un po' di saliva. Eccoci, goditelo. La mia saliva è abbastanza buona. Che schifo, è così disgustoso. È come se un cane mi avesse leccato in bocca. Ma io cosa ho fatto? Questo è disgustoso. Tempo di aprire. Forse lo farò questa volta. Okay. Vediamo cosa abbiamo. Oh oh, penso sia un cactus. Forse fate cioccolata. Devo controllare. No, è vero. E fa male. Oh no! Quanto sono terribile con le spine. So come evitare. Ho delle bende. Sono proprio quello che ti serve. Grazie, Jack. Sei un vero gentiluomo. Credo sia il momento di prendere le carte. Ok. Tutto tranne questo. E vai, ho vinto! Non lo devo toccare. Oh, io lo devo leccare. Io mordere. Terribile. Sei sfortunata, soprattutto che vai per prima. Io? Perché? Vai tu! No, tu! Oh, bambini critici! È tuo! No, è tuo! Basta! Possiamo decidere in un'altra maniera! Carta, sasso, forbice! Okay. Ottima idea! Ok! Butti a mano giù! Ah, ho vinto! Quindi Jack deve recare per prima. Almeno questo è giusto. Ah, che male. Oh, povero Jack. Comunque sia uno scherzo. Questo non è una vera lingua. Stupido scherzo. Adesso devi licare veramente il cactus. Esatto. E va bene, ci provo. Perché rischiare? Ho adesso come renderlo il cactus sicuro. Così non mi pungerà. Ah, fai attenzione. Mi stanno volando addosso. Ah, sono pieno di spine. Adesso posso leccarlo tranquillamente. Amber può morderlo. Dammelo. Ci provo, però c'è le spine addosso. Ah, che schifo. Perché di nuovo? Ma che cosa c'entro io? Non sono stata io?
È stata lei. Beh. What's the matter? Cos'è questo odore? Hey! Credo che l'odore venga da sotto il coperchio. Dobbiamo vedere cosa c'è. Ok. Avevo paura di questo. È un pesce. Che schifo! Pesce disgustoso. Come on! Le carte non cambieranno niente. Oh no! No, lo devo legare. E poi non devo fare niente, che fortuna! Cos'è stato? Ma non è importante. Ok. Sembra che io debba morderlo. No, non voglio. Lo devi fare. Immagino che sia il primo. Più difficile colpisarsi. Ho paura, posso farcelo un minuto? Non ci aspettiamo. Ecco, ti aiuto io. Così più veloce. Ah, che schifo. Gross. Come hai potuto? Mi vendicherò. Ecco, dai il tuo morso. Cosa hai fatto? Ma non ero pronta. Mi sono male. Vattene via. Male tutto. Ancora metà del pesce. Cosa stai lontano da me? Fatto. Ok, apriamo. Andiamo. Oh, male, una torta così grande. La voglio mangiare subito. È presto, prima le carte. Sono già pronte. Dai un'occhiata. Bella. Devo leccare. Evviva, devo mangiare. E io devo far niente, ma perché devo soffrire così? Anch'io voglio la torta. Ah, è così buona. Potrei mangiarla per sempre. Giù le mani, non è la tua torta. Avara, avresti potuto condividere. Non c'è bisogno per noi due. Forse basta? È anche la mia torta. Che buona. Basta! La devi condividere! What? Cosa? Oh, della torta nel naso! Avevi ragione! La torta è grandiosa! Ehi, Samantha! Forse vuoi dividere con noi? Please! Cosa volete? Questa è la mia torta, capito? Davvero? Allora prendi questo. Cosa hai fatto? Io basto così. Adesso la prendi. Sarai molto dispiaciuto dopo. Ehi! Mancata. Sei pazza? Pensa ci sta bene. Mi chiedo cosa ci sia dentro. Penso che non sia buono. È terribile, che schifo! Io lo mangio. Evviva, sono fermata! Cosa? Ok. Non è troppo difficile da leccare se mi tappo il naso. Sì, non è così male. E se togliamo la molletta? Ah, che schifo! Ridammi la molletta! Jack, ora tu! Oh no! Okay. Non lo posso mangiare! Fa troppo schifo! Fregato! Perché sono così sfortunato? È così cattivo. Finalmente aria fresca. Non urlare. Non essere troppo contenta, non mi sento troppo bene. Ah oh no, questo di nuovo, aiutatemi. Sto svenendo, aiuto. Ops, è colpa mia. Guardiamo insieme. Bello, Boba! Sì, ma dobbiamo vedere le carte. Cosa?
What? No, oh, non posso neanche mangiare. Ok. Yeah! Wow! Posso masticare la gomma, è così buona. Hooray! Cara, ma deve masticarla. Ecco, prendi e vai per primo. Bello! Spero che sia molto buona. Bingo! Così poco? Posso leccarla tutta? What? Così sarà più buona. Forse hai finito? Dai qui! È coperto di saliva! Ma almeno era buona! Ora non la mangio, fa schifo! Che cosa hai fatto? Che schifo!